Non so se tu, essendo giovane come me, sei corso ad accaparrarti termometri digitali e ossimetri per misurare la quantità di ossigeno nel sangue. L'hai fatto? Ossimetro no, ma il termometro lo recuperai quando tornai in Lazio verso la fine della fase 1, prima, diciamo, nel primo giro. Dal momento che per rientrare in Lazio da altre regioni dovevi segnalarti su un sito, diciamo ASL, e tra i compiti che ti venivano assegnati c'era quello di prendere la tua temperatura corporea due volte al giorno. Quindi lì, in quell'occasione, mi dotai di un termometro che, secondo me, segna delle temperature un po' troppo basse, perché sono sempre molto vicino alla soglia della morte. Per cui quando mi prende la temperatura, cioè, più volte ho sfiorato i 34 gradi, okay, che non credo è proprio bassa, No? Un po' come quei misuratori laser che ci sono c'erano quest'estate, sì, all'ingresso, sì. E che c'è, ad esempio, all'ingresso dell'istituto in cui lavoro, anche lì c'è la guardiania che ti misura la febbre. Ogni tanto dice sì, 34. Sì, vabbè, ok, allora ho dormito nel frigo stanotte. Però l'ossimetro no, e leggevo un articolo, anzi, su un noto giornale online, di cui non, vabbè, sul Post. Sì, che non serve un cazzo, no. Ma no, mezzo sì, mezzo no, cioè un po' lo consigliava, però consigliava, insomma, diciamo che non è che fosse particolarmente indirizzato sul prendilo o non prendilo, semplicemente veniva un po', però sì, diciamo, serve se hai un po' dei dubbi, ma... Allora, che la misurazione dell'ossigeno del sangue un po' è abbastanza soggetta anche tipo alle fasi della digestione e cose di questo tipo, quindi magari non è proprio sempre la misura da prendere, però non lo so. Cioè, intanto mi scrive Francesco, di un noto birrificio lombardo, di Mutnik, che dice: non è un ossimetro, è il saturimetro. Io adesso ho paura, sì, di aver comprato una roba sbagliata, ho speso 32 euro. Tu l'hai preso, eh sì, io l'ho preso. Tra l'altro, la roba incredibile è che l'ho preso oggi e senza che ce lo dicessimo l'ha comprato anche Alone oggi, e quindi giovedì fate la gara che ha più ossigeno nel sangue. Esatto, giovedì, se avete la pazienza di rimanere all'ascolto di A Casa con Voi, ci sarà questo entusiasmante contest di chi ha più ossigeno. Potresti fare una cosa anche con tutti gli ascoltatori che ne sono e ascoltatrici che ne sono dotati. Mi piace. E vedete un po', appunto, chi poi in realtà se tipo sotto il 90%, a quel che ho capito, anche lì sei tipo a rischio morte. Ok. Perché insomma, pare brutto. Lo faremo.